Stadio Olimpico di Roma, è il momento di spingere sull'acceleratore e di puntare alla Champions League. Per la Lazio passi falsi vietati, contro un Bari all'ultima chiamata per la salvezza. Problema una caviglia nel riscaldamento per Muslera. A difendere la porta biancoceleste c'è Berni. Radu al posto di Scaloni è l'altra novità rispetto alla squadra che ha battuto il Brescia. Mutti cambia il modulo del Bari e passa al 4-3-1-2. Bentivoglio è il trequartista. In attacco la coppia inedita Okaka-Alvarez, due ex romanisti. Arbitra Nicola Pierpaoli di Firenze. Riparte adesso la Lazio con Matusalem. Sulla sinistra si fa vedere Sculli, il pallone proprio per l'ex del Genoa. Sculli punta Andrea Masiello, poi pallone in mezzo, la battuta e il gran gol di Hernanes. Lazio in vantaggio al sesto minuto di gioco. L'acrobazia di Hernanes che ha beffato Gillet sull'invito che è arrivato da sinistra. Colpo imprendibile per il portiere del Bari. Radu prova di nuovo la percussione sulla sinistra, il pallone da Kozak per Hernanes, ancora Hernanes dai 20 metri, prova il destro, il tuffo di Gillet. Matusalem cerca Hernanes, Hernanes il dribbling, il sinistro, blocca a terra Gillet. Hernanes, il controllo del brasiliano, Hernanes limite dell'area, ancora Hernanes all'interno dell'area di rigore, il dribbling, la battuta, para Gillet. Parte Hernanes, vola Gillet, calcio d'angolo per la Lazio. Parte Ledesma, il colpo di testa di Andrea Masiello, poi Kozak, la gran battuta e la respinta della difesa del Bari. Sta per cominciare il secondo tempo di Lazio-Bari, biancoceleste avanti per 1-0, nel Bari entra Castillo al posto di Bentivoglio. Hernanes tenta il dribbling, ancora Hernanes all'interno dell'area di rigore, Hernanes, Hernanes, Sculli il destro, pallone sul fondo. Prova ad attaccare ora la Lazio con Hernanes di prima intenzione per lo scatto di Kozak. Kozak, Kozak, prova il destro, pallone sul fondo. Ancora Alvarez, pallone in mezzo per Okaka, c'è spazio per Okaka. Okaka prova la percussione, poi Castillo. Donati, para Berni. Intervento decisivo del portiere della Lazio sulla conclusione di Donati. Kozak l'apertura su Lichtsteiner, il cross di Lichtsteiner, il pallone che arriva a Sculli, la grande parata di Gillet, che opportunità per chiudere definitivamente la gara. Ancora Sculli per via centrale, lo scambio è con Zárate, Zárate limite dell'area, Zárate, Zárate cerca lo spazio per il sinistro, para Gillet. Kozak, Kozak prova a girarsi, ancora Kozak, tenta il destro, pallone deviato, calcio d'angolo per la Lazio. E finisce qui Lazio-Bari, la squadra biancoceleste batte 1-0, l'ultima in classifica grazie al gol di Hernanes al quinto del primo tempo.